Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBax e bentornati sul mio canale. In questo video voglio parlarvi del rapporto tra giochi PlayStation 2 e PlayStation 4, dato che dopo l'ultimo PlayStation Experience se ne è parlato molto, questa possibilità di giocare i giochi PlayStation 2 su PlayStation 4. Questo argomento ci tenevo davvero a portarlo sul primo canale, per una motivazione molto semplice. Perché è vero che dirò delle cose che probabilmente i giocatori più esperti sono un po' scontate, però dato che io mi rivolgo ad un pubblico abbastanza eterogeneo nel quale sono presenti sia i giocatori più esperti, più di vecchia data, sia dei giocatori molto giovani che si stanno approcciando al mezzo da poco, quindi alcune cose non le sanno, mi ha premuto davvero comunicare un'informazione che spesso viene taciuta. E cioè, quando si parla di possibilità di giocare i giochi PlayStation 2 su PlayStation 4, dato che questa dicitura è molto lunga, spesso e volentieri viene abbreviata, viene venduta come la retrocompatibilità di PS4 con PlayStation 2. E questa è una cosa falsa, è una cosa sbagliata. Perché non è retrocompatibilità? Che cos'è la retrocompatibilità? La retrocompatibilità è quando tu prendi un gioco, lo inserisci nella console e quello parte. Cioè la PlayStation 2 è retrocompatibile con i giochi PlayStation 1. Cioè tutti i giochi PlayStation 1, se tu li inserisci nella PlayStation 2, li fa girare. La PlayStation 4 non è retrocompatibile con i giochi PlayStation 2. Cioè se tu inserisci il gioco nella tua PS4, il gioco non parte. Cioè la nuova feature che ha PS4 non è la retrocompatibilità, è la possibilità di comprare attraverso lo store PS4 i giochi PS2, alcuni giochi PS2, e la PS4 li permetterà di far girare emulati. Emulati. Arrivati a questo punto, le considerazioni vere di questo video sono due. La prima è che tutti coloro che hanno già il gioco lo devono ricomprare. E questa è già una considerazione importante, nel senso che tutti coloro, chiaramente, che non hanno il gioco originale per PlayStation 2, giustamente possono comunque trovare interessante questa feature, dato che se non ci hanno giocato, lo giocano per la prima volta. Ma il vero punto di questo video è che girano emulati su PlayStation 4. Perché, dunque, Sony ci prende in giro? Perché una cosa che parecchi non sanno è che in realtà è possibile emularli gratis su PC. Ed è una cosa legalissima, perché talvolta si confonde un po' questo fatto. L'emulatore è una cosa legale, a patto che si possegga la console e il gioco di riferimento. Quindi un possessore già di un Jak and Daxter, un Shadow of the Colossus, un Ratchet & Clank, per così dire, e lo vuole giocato, rirenderizzato, magari in 4K, si scarica il suo bel emulatore PlayStation 2, e vi lascio il link di uno degli emulatori, insomma, più in voga, è sicuramente tra i migliori, se non il migliore, in descrizione, e voi attraverso questo emulatore, in maniera abbastanza semplice tutto sommato, potete giocare ai vostri giochi PlayStation 2 sul vostro computer, addirittura rirenderizzati a 4K. Questo, ragazzi, è tutto, questo è quello che vi volevo dire. Ci tenevo davvero a dirvelo e, come avrete notato, questo è un vlog che non si va a piazzare in nessuna serie, dato che non è tanto un video di intrattenimento, ma è un video più di informazione. Cioè ci tenevo a dirvi questa cosa su questo argomento, ho fatto questo vlog abbastanza al volo e ve l'ho detta. Cioè, io diverse considerazioni le faccio sia sulla pagina Facebook, sia talvolta le carico sul secondo canale, dato che non carico tutto sul primo canale. Pertanto il mio invito è, qualora non le seguiate, a dargli un'occhiata. Questo è veramente tutto, ragazzi, io vi ringrazio dell'attenzione, fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!